Benvenuti a una nuova puntata di Municipio X nella stagione del 2021, una stagione rinnovata, e apriamo oggi con il presidente Giuseppe Lardieri, buongiorno. Presidente del Municipio 9. Però prima di procedere guardiamo insieme il sommario della puntata. Oggi insieme tratteremo del progetto Uniforai, della medicina a livello popolare, poi il presidente ci spiegherà meglio, e della riqualificazione di alcune aree del Municipio 9. Però adesso, prima di trattare insieme appunto gli argomenti della giornata, che saranno poi seguiti dalla voce del marciapiede, mettiamo un po' alla prova il nostro presidente con quello che è il quiz presidenziale. È un format che ci permette di aprire e di rompere un po' il ghiaccio, e mettiamo un po' alla prova anche le sue conoscenze del municipio. Oggi con il quiz del presidente appunto vogliamo trattare quelle che sono le linee che non passano per il territorio del municipio 9, precisamente le linee dei tram. Allora, le linee che le proponiamo sono il numero 5, il numero 31 e il numero 24. Quale di questi secondo lei non passa per il municipio 9? 24 non ci passa. Non ci passa. Allora vediamo dalla regia, grazie, se la risposta è esatta. Ebbene sì, presidente, lei si porta a casa la gloria oggi in questo caso. Complimenti, la risposta è esatta. Direi che adesso si è guadagnato quindi di spiegarci, ma soprattutto spiegare ai suoi cittadini quelli che sono i progetti, le iniziative messe in atto, mi sembrava di capire, anche durante il lockdown. Principalmente, sì. Partiamo con il progetto Uniforai. Sì, mi fa piacere molto perché durante il lockdown abbiamo dovuto modulare un po' tutta l'offerta, sia culturale, sia, e ci siamo, diciamo, la nostra direzione è presa quella del welfare, abbiamo dovuto potenziare quello del welfare. Tra i tanti progetti che noi abbiamo scelto ce ne sono alcuni che diretti proprio alla persona, al benessere della persona. Abbiamo fatto delle card, da 40.000 euro di card, 50 euro l'una, tramite la Caritas le diamo alle persone bisognose per acquistare generi alimentari. Abbiamo fatto un bando, il pane dei bisognosi, lo stesso viene da sempre attraverso le associazioni e vengono date sempre a delle persone bisognose, però lì ci sono già generi alimentari all'interno, invece lì li vanno a comprare loro quello che desiderano. Poi abbiamo fatto questo progetto e abbiamo dato più di 250 paio di occhiali Uniforai, che è un progetto con l'Università Bicocca, con l'Ospedale Niguarda, COP, i Lions anche hanno partecipato, e il Municipio 9. Facciamo delle visite optometriche e oculistiche, se servono, con l'Ospedale Niguarda, e forniamo gli occhiali gratuiti alle persone non che possono andare dall'ottico a fare gli occhiali, quindi poter comprare un paio di occhiali, ma quelle persone che veramente sono la maggior parte segnalate dai servizi sociali, che non andrebbero mai dall'ottico. È una delle frasi che a me è rimasto sempre impressa. Dice: presidente, ci avete ridato la vita, non uscivamo più perché non potevamo andare neanche dall'ottico a comprare, a fare la visita, cioè solo a misurare la vista, non potevamo, non ci saremmo andati, perché poi le persone hanno tanta tanta dignità, certo. Quindi io vado lì, poi so di non poterli comprare, quindi non ci andavano. Con Bicocca ci siamo incontrati e abbiamo detto: scusate, avete queste apparecchiature, c'è il personale idoneo, perché non fare una collaborazione e dare qualcosa ai cittadini? Ed è nato così, ed è avuto un grande successo che quest'anno replicheremo. E oltre a questo abbiamo pensato anche, diamo delle card, 30.000 euro abbiamo messo noi come delle card per visite odontoiatriche, 10.000 le ha messe, le ha aggiunte chi ha vinto il bando. Questo rivolto alle persone che hanno perso il lavoro nell'ultimo anno, perché dedicarle alle persone che proprio non possono far nulla, dando 400 euro, 100 card a 400 euro, non riesci a stabilire bene giusto nei 400 euro cosa puoi fare, sì. Quindi dei soldi che non puoi gestire. Invece così delle persone che al limite avevano già iniziato, oppure che hanno qualche piccolo problema e in questo momento non possono, la prima cosa che fanno, tagliano queste spese. Allora noi vogliamo fargli capire che siamo vicini a loro, devono continuare, non devono abbandonarsi, la persona è importante, deve curarsi, e appena si riapre, speriamo il più presto possibile, loro possono continuare, e poi continuano per i fatti loro, però serve ad avere, dare un'attenzione particolare. E poi abbiamo pensato anche ai bambini. Certo. Ai bambini
non possono capire questo momento, il bambino vuol giocare. E allora anche con questo abbiamo fatto un bando di 11.000 euro, sempre tramite la Carso, che noi non diamo niente personalmente, per le famiglie dove ci sono bambini, e due carte gliele dai per il cibo, una gliela dai per comprare dei giochi, in modo che anche i bambini possano. E poi abbiamo pensato anche alle associazioni sportive, perché le associazioni sportive, per me, io ho un debole per le associazioni sportive, perché oltre a svolgere l'attività sportiva, che è importantissima per il benessere dei ragazzi, svolgono anche una funzione sociale. E quindi questa funzione sociale, perché se togli i ragazzi dalla strada, si trovano in gruppo, fanno la squadra, si vince, si gioca, si soffre insieme, si cresce. E quindi è un qualcosa che va attenzionato. E anche lì abbiamo 15.000 euro per comprare del materiale sportivo che loro possono servire. Invece di comprare, perché alcune cose noi non possiamo, beni durevoli, non possiamo farle acquistare, loro possono acquistare con questi soldi questi materiali sportivi e i loro soldi li utilizzano per altre cose. Per date la tasse. Possibilità. Cioè, dai un piccolo aiuto, non puoi risolvere, dai un piccolo aiuto. Anche perché quindi, comunque il 2020 ci ha dato modo di riflettere su quelle che sono le attività utili per la persona. E certo, adesso stiamo mettendo in campo anche un'app per i commercianti, per vedere di dare una mano, però non sul modello, senza nominare, senza fare pubblicità a nessuno, le grandi catene che vendono loro. La nostra app deve essere qualcosa, una vetrina, in modo che il negoziante possa vendere, cioè senza costi. Il negoziante deve poter mettere in mostra il suo negozio, la sua offerta. Noi l'abbiamo rivolta anche non solo al negoziante, ma a tutte le partite IVA. C'è anche uno che offre un suo servizio, un informatico, sì, offre il suo servizio, fa la sua pagina e dà la sua offerta, oppure fare per un ristorante che vuole mettere delle offerte, il piatto, in modo che dai un'ampia ventagliata, dare una mano a tutti quelli che possono. Voi date fare lo strumento. Noi diamo uno strumento di prova adesso, poi se funzionerà vedremo di incrementarlo, di sostenerlo ancora di più, vedremo come fare, però almeno per cercare doveva essere pronto già a dicembre, poi per motivi burocratici e roba non è stato possibile, perché siamo sempre sul filo del rasoio, poi si dà la possibilità a qualche società, a un'altra, allora il bando dura fino a marzo, e purtroppo le regole sono queste e noi le osserviamo. Però stiamo cercando di dare la persona al centro e poi tutto ciò che gli sono contenta che lei ce lo dica, perché è un modo per far capire ai cittadini che comunque durante il 2020 si sono sentiti abbandonati per ragioni esterne, comunque molto importanti, che in realtà il municipio è della parte del cittadino, è lì a disposizione del cittadino. E questo non vuol dire solo lamentele o problematiche magari solite, ma anche in una situazione particolare, speciale come quella della pandemia, imparare, mettersi insieme e capire quali sono gli strumenti, certo, per migliorarsi. Noi siamo stati il primo municipio a mettere a disposizione due numeri per i cittadini a cui rispondevamo, io rispondevo anche fino a mezzanotte, l'una, quando mi chiamavano, non che potessi fare qualcosa, io non sono uno psicologo, non mi permetto di prendere il ruolo di nessuno. Però a volte non c'è bisogno dello psicologo, non sempre c'è bisogno di una persona amica che ti risponde. E io le posso dire questo, e mi commuovo ogni volta che ci penso. Una signora mi ha chiamato e mi ha detto, la settimana scorsa, mi vengono le lacrime ancora adesso perché mi commuovo. Presidente, adesso sto bene. Quella volta che lei mi ha ascoltato, le volte che lei mi ha ascoltato, oggi hai visto come parlo bene? Cioè, mi ha riempito di gioia, di gioia, perché... Perché cioè, poi i rapporti umani non è servito chissà che cosa, semplicemente ascoltarla, dire stai tranquilla, e le garantisco che ne abbiamo sentite tante, e dare una mano da questo punto di vista ti riempie di gioia. Certo. Poi anche come municipio abbiamo cercato di fornire, abbiamo fatto arrivare generi alimentari, abbiamo fatto le mascherine, l'università, cioè ci sono dei privati che ci hanno dato ci hanno fatto delle offerte che noi sempre tramite alcune associazioni o le parrocchie abbiamo fatto distribuire. Però io voglio ringraziarlo, voglio approfittare ancora una volta, lo dirò sempre, voglio ringraziare anche in un libro che abbiamo scritto, che ha scritto veramente l'università, hanno voluto solo una nostra testimonianza, mi porterò sempre nel cuore questo, una grande comunità.
Municipio 9 ha dimostrato di essere una vera comunità. Nel momento del bisogno di solito ci si divide, invece il Municipio 9 è stato bellissimo, è una sensazione straordinaria. Il Municipio 9 si è unito, è stato creativo, tante iniziative, ceste sospese, si sono aiutati tra di loro, tra la parrocchia, tra le associazioni, quindi è lì che vedi quando c'è una comunità. Certo, io ne sono semplicemente orgoglioso e le ringrazierò sempre. Ci sembra un'ottima idea, anche un ottimo modo poter diffondere anche questa unione, questa comunità, cioè far capire anche a chi magari di più difficilmente riescono a riconoscerla, ad arrivarci, quanto sia fondamentale essere parte di un gruppo. Noi abbiamo lavorato anche con i consoli, le cose del Perù, dell'Ecuador, cioè chiunque ci chiamava noi eravamo a disposizione, perché siamo un municipio che ha messo in pratica una direttiva del Comune di Milano e noi collaboriamo con tutti i consoli che hanno, quindi noi siamo a 360 gradi, siamo il municipio di tutti. Avrei una domanda allora riguardo, mi accennava prima di un progetto anche interessante per quanto riguarda la medicina a livello popolare. Sì. Perché mi sembra di capire che ci sia un rapporto tra medicina, quindi il municipio 9, insomma, è attento a tutto, a medicina ma a istruzione anche. Certo, noi stiamo facendo un altro progetto che abbiamo portato avanti coinvolgendo le scuole, il liceo scientifico Cremona, che ringrazio la preside Bruna Baggio, molto molto brava, che è trainante, il progetto Via Libera, progetto che ha avuto il sostegno della Fondazione Milano di 70.000 euro per mappare tutte le barriere architettoniche del nostro municipio. Quindi a fine di quest'anno, perché doveva finire l'anno scorso, però poiché non abbiamo potuto, ci hanno prorogato a quest'anno, speriamo di dare veramente, di fare un progetto pilota che possa servire poi anche a tutti gli altri municipi per cercare di mappare veramente tutte le barriere architettoniche che servono e quindi allargarlo poi come cerchi concentrici a tutti i municipi. Anche questo noi l'abbiamo fatto con le scuole, con l'associazione Unità Spinale di Niguarda, con l'AMAT, con l'EDA, abbiamo cercato l'università, il Politecnico, noi cerchiamo di coinvolgere sempre più possibile. Io sono per la sussidiarietà, io il principio di sussidiarietà lo applico a 360 gradi, dobbiamo far fare le cose a chi le sa fare. La politica deve stimolare, deve accompagnare, deve dare una mano, ma non deve mai sostituirsi, perché ognuno deve fare il proprio mestiere. Allora, se si tratta di le scuole, devono fare le scuole, noi li accompagniamo, li stimoliamo, infatti questi ragazzi li abbiamo portati dentro, sono contentissimi, perché deve diventare un fatto culturale. La disabilità non deve essere vista come qualcosa soddisfa un bisogno, no! Se entra nella cultura della persona, allora hai quello che non parcheggia sulle strisce, hai quello che non si ferma davanti allo scivolo, cioè, allora diventa di tutti, certo, ti deve venire in automatico, ma ti viene in automatico perché il nostro progetto era più ampio, voleva prendere dentro il più ampio numero di persone, proprio per fartelo sentire tuo, perché quando ti fai senti qualcosa tua, allora sei partecipe, ti arrabbi se qualcosa non funziona, perché tu ci sei dentro. Sì, perché sono valori comuni. Perché sono valori comuni, quindi noi su questo dobbiamo lavorare. E con l'ospedale Niguarda, noi siamo inventati i martedì della salute, siamo alla terza edizione, e noi ogni settimana, ogni martedì, presentiamo con un direttore di area, quindi una persona autorevole, tutti i professori, presentiamo degli argomenti. Però l'unica cosa che io gli ho chiesto, professore, perché il primo anno l'abbiamo fatto sul territorio, siamo andati sul territorio, diventava un po' difficile, allora l'abbiamo fatto a Niguarda e lo diffondiamo via web e abbiamo fino a 1500, fino a 2000 visualizzazioni, quindi è abbastanza seguito e affrontiamo questi argomenti. Ho chiesto ad alcuni di questi professori la disponibilità ad andare nelle scuole, perché tanti argomenti, abbiamo fatto un paio già di incontri sulle malattie veneree che molti hanno dimenticato, stiamo facendo anche col Dognocchi lo screening sulla scoliosi nelle scuole elementari medie, è una cosa che non si faceva da 30 anni, cioè noi abbiamo la magia, quando io mi sono insediato ho fatto un cerchio davanti ai miei colleghi, ai miei collaboratori, ho fatto un cerchio, al centro c'è scritto la persona, qui si muove tutto, poi c'è la scuola, c'è l'infanzia, si muove tutto là intorno, prima la persona, subito dopo viene il territorio. Certo.
Di questo ne parleremo poi dopo. Cogliamo l'occasione magari per un intramezzo, perché poi non è finita, lei deve ancora risponderci. Mi fermi, perché io quando parlo del mio municipio Le sta molto a cuore, questo è importante perché lei è qui per il proprio municipio, però avrà anche da rispondere alla domanda dei comitati con la voce del marciapiede. Prima le propongo un'interruzione, magari si mette anche alla prova, con quella che è la nostra rubrica, le top 5. In questo caso il titolo è Le vie in cui non vorresti mai vivere perché è impossibile scriverne correttamente il nome. Allora partirei così dalla meno complicata, la numero 5, abbiamo via Emilio Fadi Bruno. Questa mi permetto di dire non troppo complicata. No, questa sì. Questa ancora, sostenibile sì, ancora. Sostenibile, sì. E la numero 4 invece abbiamo via Anna Kulishoff. Sì, Cresce un po' la difficoltà. No, ma ancora la Kulishoff la conoscono, quindi non è facile a scriverla, ma quando è bene o male un personaggio che almeno dove è stata. Vediamo però la numero 3, perché questa è ancora peggio, vedrà via Gottlieb Wilhelm Daimler. Sì, questo sì. Serve un po' di tedesco di base. No, no, ma questa proprio non. E poi al numero 2 via Giuseppe Pogacnik. Questa è difficile, ma non quanto la numero 1, direi il ruolo di tamburi, vediamo un po'. Alla numero 1 abbiamo via Nikolaevka. Che da dire forse non è così complicato, ma da scrivere. Cosa ne pensa lei, Presidente, di queste vie? Ma guardi, io l'ho sempre detto, è giusto, perché sono tutti personaggi di un certo livello, quindi è giusto anche ricordarli, siamo una città internazionale, ci mancherebbe, però in effetti questi nomi poi... c'è il nome, io dico sempre una cosa, il nome c'è, ma se ha un nome... non c'è un'appartenenza, non lo senti tu perché non lo sai neanche pronunciare. Cioè allora non ha, sì, l'abbiamo ricordato, però non deve essere, quando si fa un ricordo, adesso siamo in procinto di ricordare un paio di persone, quindi vogliamo dedicare due strade, e queste persone se sono ricordate tu devi sentirla tua, dove abiti, in via, perché, tant'è vero che avevo presentato un progetto anni fa e non mi è ancora passato di mente, di dare un volto alle strade. Cioè, Farini, chi è? Che viso ha? Poiché oggi è l'immagine, poi sappiamo che un'immagine rimane impressa, certo, più di un qualsiasi l'aspetto altro. Visuale conta. Quindi anche molto. Dire, ah sì, quello lì con la barba, come si chiama? Per dire, quello con gli occhiali, gobbetti, cioè uno l'associa anche a un viso. Beh, magari ci mettiamo a disposizione, vediamo il pubblico cosa ne pensa, usiamo le nostre rubriche per capire qual è il riscontro del pubblico, chissà cosa ne pensate voi da casa di queste vie, di questi nomi. Poi dipende, perché per esempio c'erano delle strade dove se non c'è nulla, allora già il nome è difficile, per esempio c'è la strada via Gregorovius, via Gregorovius, non si riusciva neanche a pronunciarla, da quando c'è la cittadella degli archivi, che è un punto focale del municipio 9, dove c'è l'archivio più informatizzato, dove si fanno anche delle bellissime attività culturali, grazie all'assessore Cocco, molto brava, e a Francesco che la dirige, e lì adesso la pronunciano, allora pronunciandola più volte, poi entra nel retaggio culturale poi a livello, diciamo, certo, anche il sacrestano quando recitava la messa, la recitava in latino maccheronico, però si capiva, cioè, più o meno secondo lui recitava l'Ave Maria. Questo però ci mette in contatto con quello che era il secondo tema. Abbiamo parlato della persona, ora però lascio di nuovo la parola a lei per toccare quello che è l'argomento territorio. Parliamo un po' di riqualificazione, diamo delle informazioni ai cittadini, insomma, del municipio 9. Sì, io ripeto, come ho detto prima, la prima cosa c'è la persona, però la persona vive in un luogo, quindi quel luogo deve essere accogliente, armonico e deve dare un'identità. Noi infatti abbiamo pensato ad alcuni progetti, per esempio una rotonda, un'identità. Sono 3 anni che l'abbiamo, speriamo quest'anno di riuscire a farne una, comunque il progetto, la delibera di 3 anni fa, che ogni quartiere, oltre all'identità che c'ha per la storia, che il nostro è un municipio dove ci sono alcuni quartieri storici, dove alcuni per esempio tipo Affori erano comuni, quindi questi comuni c'è quell'identità ancora, ed è bellissima, però questa identità si deve allargare, non devi perdere la tua, ma devi allargarla. E il territorio è fondamentale, ma lo devi tenere bello, lo devi tenere pulito. E io dico sempre alle 3C, se lo conosci, tu lo curi,
E quindi allora solo con la conoscenza, ecco perché noi stiamo cercando di diffondere. Adesso abbiamo fatto, quest'anno abbiamo trasmesso e poi lo porteremo, lo manderemo a tutti i cittadini che lo chiederanno, il filo conduttore che c'è tra il Castello Sforzesco e Villa Litta o la Cascina Boscaiola che abbiamo, che proprio era una residenza, diciamo, c'è il Biscione, quindi Visconti, c'è traccia lì. E allora vogliamo far capire, il centro era lì, i Corpi Santi, poi c'era questo spazio, però non era lontano, cioè c'era il filo conduttore, certo. Per esempio la via Comasina, dove le strade che andavano fuori, che andavano verso Como, queste strade, noi le vogliamo riprendere perché la storia è fondamentale, noi non possiamo dimenticarci da dove veniamo. Io dico sempre, noi dobbiamo, come un autista, per non fare l'incidente, guarda lo specchietto retrovisore, quella è la storia, però poi c'è il notto davanti per guardare, che è un po' più ampio, devi costruirlo tu, guarda dietro, sì, rispetta, punta, e conosci, ma rispetta, così rispetta, conosci quello che c'è, ma proiettati verso un futuro, cioè sii partecipe di una costruzione, che vuol dire anche poi costruire in modo sostenibile, certo, in modo da valorare crescita, il territorio, la crescita deve essere, che deve crescere tutto insieme, ecco perché dico bisogna risvolgere tutto. Noi abbiamo proposto, non abbiamo proposto di riqualificare delle aree private, abbiamo proposto di riqualificare gli uffici pubblici. Quando si riqualificano gli uffici pubblici, e abbiamo fatto dei belli interventi, Villa Litta si allagava ed era un peccato, abbiamo fatto la pavimentazione con l'assessore Marano, abbiamo fatto un parcheggio, abbiamo recuperato il parco di Villa Litta, dove possiamo fare quest'estate delle belle iniziative sul territorio. Quindi dobbiamo valorizzare, abbiamo la Cappella degli Appestati che adesso verrà rimessa a nuovo, cioè, noi abbiamo la Madonna col bambino, che c'è questa cultura popolare che c'era a Milano, ce ne stanno più di 100, una di queste era anche dove abitavo prima io, quindi faceva parte, e l'abbiamo riqualificata bene. Le posso dire che non la conosceva nessuno, non si fermava nessuno, dopo che l'abbiamo rimessa a nuovo, beh, abbiamo visto delle persone, io mi sono fermato perché poi sono anche un po' curioso, no? Mi piace quelle cose che si fanno per vedere se c'è un riscontro, e vedere delle persone che si fermano, come, ah ma c'era già, come c'era già? Sono 400, 500 anni che è lì, cioè per far capire che se si ha cura del territorio, se lo valorizzi, poi entra, si diffonde, diventa tuo. Anche perché, allora, la cito, mi permetto di citarla, sì, ma quando ci siamo incontrati lei mi ha detto una cosa molto bella, che è il bello chiama il bello. Ma il bello chiama il bello, non si scappa, il bello ti mette di buon umore. Guarda, io ripeto, stamattina dalle 9 alle 11 io sono stato per il quartiere con un giornalista e gli dicevo questo, dimmi come ti senti a guardare questi luoghi. In effetti, ecco, se vedi un luogo, poi siamo andati in un posto sporco, in un posto brutto, adesso come dice, adesso mi viene rabbia. Cioè, vedi come cambiamo proprio. La bellezza è bellezza, cioè, non c'è che dire. Non per niente che vetro rotto chiama vetro rotto, certo. Una cosa curata, tu sei curata. Facciamo un esempio semplice, Expo. Non c'era una carta per terra. Perché? Allora, perché lì che c'erano centinaia di migliaia di persone non c'era? E a dove sei, a casa tua, non devi avere rispetto del territorio. Cioè, io non riesco. Mia moglie, quando torno a casa che svuoto le tasche, dice: ma tu sei un barbone? No, non sono un barbone. E che io non butto una carta per terra, ma neanche se mi danno sulle mani. E allora, bene, diciamo che insomma abbiamo conosciuto due delle C fondamentali, sì, e portiamo avanti insomma insieme a lei questo messaggio, perché il territorio è fondamentale per la persona e abbiamo insomma conosciamo, impariamo tutti i giorni l'importanza di questi due termini, il connubio tra le due realtà. Purtroppo devo interromperla perché le tocca un compito, che è quello di rispondere alle voci dal marciapiede. Ma è il mio piacere. È una cosa che lei fa costantemente, ma gliela riproponiamo, certo, anche qui, certo, così sono, che chissà che la voce non si insomma diffonda ancora di più. Anzi, preferisco. Allora, per lei la voce dal Comitato Ogni Guarda, sempre, sì, del suo Municipio 9. Mm. Buongiorno, sono Paolo Casarin e sono il presidente del Comitato di Quartiere di Niguarda.
Vi ringrazio per avermi invitato a questa iniziativa. Sono qua per esporre alcuni quesiti a chi potrà darmi delle risposte. Il primo riguarda le vasche del Seveso e il torrente Seveso. Noi, pur non essendo completamente favorevoli alla realizzazione delle vasche, vorremmo che venissero completate al più presto, ma che venisse anche intrapresa una politica di risanamento del torrente, che da nord non porti più i reflui che vengono trasportati dalle acque e che anche il depuratore che si collega al torrente Seveso abbia una manutenzione più corretta e che permetta di evitare il riversamento di reflui all'interno del Seveso quando ci sono le piene e soprattutto che non rilasci più l'odore che caratterizza buona parte del quartiere. Secondo luogo, secondo punto, il traffico e i mezzi di trasporto pubblico. L'incidenza del traffico penalizza il quartiere. L'attraversamento est-ovest sulle nostre arterie crea dei problemi. Crea dei problemi al commercio, crea dei problemi alla vivibilità, crea dei problemi perché le strade sono molto spesso piene o di macchine parcheggiate con sosta parassitaria o di veicoli che attraversano la città, che attraversano il nostro quartiere soprattutto. Secondo luogo, i mezzi di trasporto pubblico. Ne abbiamo un numero infinito, che girano per il quartiere. Forse potremmo dire di essere privilegiati se questo non avesse un impatto negativo sulle strutture di un territorio dove una volta passavano i carretti. Ma il più impattante, sotto tanti aspetti, compreso quello economico e del commercio, è la metrotranvia 4. È necessaria, sicuramente trasporta persone verso il centro della città. Forse una navetta potrebbe sostituirla con una frequenza molto più capillare, trasportando dal capolinea fino a Maciachini chi deve assumersi, deve prendere la metropolitana gialla. Ultimo aspetto, sempre legato a questa situazione, il problema della piazza, la piazza di Niguarda, piazza Beloveso. Arrivare ad avere la compiutezza della piazza, evitare ostacoli, evitare altri aspetti che ritardano lo sviluppo del territorio per offrire ai cittadini una qualità di vita nettamente migliore. Ultimo punto è, abbiamo il Parco Nord, siamo un'area fortunata, abbiamo tante scuole, abbiamo la necessità di avere un maggior occhio di rispetto verso le giovani generazioni. Il Covid ha mostrato come la difficoltà dei giovani e dei bambini è aumentata capillarmente in questo periodo. Abbiamo bisogno di avere aree gioco strutturate, abbiamo bisogno di avere spazi verdi ben organizzati, abbiamo bisogno di attività che possano riguardare giovani e anziani, perché sono le due categorie che in questo momento nella nostra area stanno soffrendo sempre di più. Nell'insieme di questi ragionamenti ce ne sarebbero molti altri che vanno dal commercio al dettaglio, che vanno attraverso la gestione più attenta dei bisogni delle persone e il municipio probabilmente dovrebbe fare molto di più di quello che fa se ne avesse i mezzi, probabilmente. Sono convinto che da qui in avanti le cose potranno migliorare. Arrivederci, buonasera. Bene, Presidente, adesso abbiamo visto questo video, le numerose richieste, le numerose domande. Per lei non è una novità rispondere, però No, no, cogliamo l'occasione. anche perché il signore che parlava, anzi lo saluto perché lo conosco bene, queste cose qui, abbiamo fatto tanti incontri, io quando si tratta di incontrare i cittadini ci sono sempre stato, quindi non mi sottraggo e non mi sono mai sottratto. Alcune cose sono condivisibili, altre io sono abituato e mi conoscono, non dico sì giusto per piacere, se una cosa la condivido la dico, se non la condivido lo dico lo stesso. Quindi non mi piace fare il politicante, io voglio fare il politico con la P maiuscola. Quindi ripartiamo il Seveso, le vasche Seveso, vasche sì, vasche no. Giustamente io continuo a dire, e gliel'ho detto anche a loro, a questo comitato, sono insieme a voi, sono il primo a firmarlo e non mi sottraggo a questo per le acque chiare, per cercare perché quello è l'obiettivo principale secondo me, perché se nel momento in cui le acque sono chiare, con la deviazione, con lo scolmatore si può portare tutto sul Ticino, problemi non ce ne sarebbero di inondazione. Il problema è che siamo molto in ritardo. Non è giusto che a Niguarda, io quando mi candidai prima della candidatura, io intanto compro gli stivali perché mi dissero
che avrebbero risolto il problema nel giro di un mese. Poiché ho i capelli bianchi e so come vanno queste cose, io dissi: io intanto compro gli stivali, ti faccio vedere che non si riesce purtroppo. E infatti sono stato e avrei preferito sbagliarmi. Gli stivali sono in macchina che io mi indosso tutte le volte alle 3, alle 4 di notte, alle 5, le esondazioni, quelle due esondazioni ci sono state ultimamente, una un po' di più, l'altra appena appena accennata. Però basta un minimo di viaggio, io sono sul posto, quindi non, nessuno me lo riconoscono, non lo devo dire io. Come ho sempre detto al comitato, adesso qualcosa bisogna fare. Non è giusto che solo quelli di Niguarda, che in via Valfurva, quelle persone, poi si estende, non è che solo via Valfurva, riparte e poi neanche un quarto d'ora arrivo all'isola l'altra volta, debbono pagare per tutti. Certo. Perché? Sappiamo benissimo, ai tempi dei romani, adesso senza fare la storia proprio, ma il Seveso fu portato per portare l'acqua in Piazza San Pablo, altrimenti non c'era neanche qui. Il problema è che una volta era tutta pianura e quindi il fiume si allargava. Oggi il letto del fiume, a volte in alcuni punti ci sono le fondamenta delle case, ci sono le case che gli fanno l'acqua arriva in 5 minuti, te la ritrovi giù. Certo. Cosa succede? È cambiato anche il clima. Mentre una volta si esondava il Seveso è perché tutte le acque a monte e quindi quando arrivavano a valle nella parte tombinata, 45 metri cubi, non si arriva neanche a 34-35 metri cubi al secondo, può sopportare, alla fine deve uscire per forza. Invece oggi con gli acquazzoni improvvisi, basta che ti piove a Bresso, quindi non molto lontano, a Bresso, ed è successo. Ti arriva l'acqua di più e quindi ti esce. Allora, quella vasca, che è in prossimità proprio all'inizio di Niguarda, può servire per alcune di queste. Ne fermerebbe quelle che abbiamo avuto negli ultimi 4-5 anni, non dico tutte, ma quasi tutte le avremmo evitate. Perché poi gente che si muove, problemi nelle case, ci sono i palazzi che sono lì vicino, che c'è l'acqua che gli arriva fino al terzo piano, cioè vogliamo considerare anche questi problemi. Poi ci sono dei problemi a Bresso che le vasche sono troppo vicino alle case, quindi questo secondo me si poteva fare un pochettino appena appena distaccarle, quindi la verità no. Il torto alla ragione non sta mai tutta da una parte, però Certo. si rendono necessarie perché è stato accumulato troppo ritardo. Tante chiacchiere, ma nessuno ha fatto niente. La legge regionale, poi sull'invarianza idraulica che è venuta successivamente, prima non c'era, ma non era vietato. Nel 2007 io ero consigliere, io proposi questo. Tutte le costruzioni che fate, ma perché non fate delle vasche di raccoglimento, raccolta di acque che dai tetti? Quindi tutta quest'acqua non va nel fiume, quindi non ingrossa improvvisamente. Oppure avevo proposto anche di fare lungo il letto del fiume delle vasche alternate. A cosa servivano? Che tu aprivi come le chiuse, no? Ne aprivi una, ne chiudevi un'altra, quindi tu rallentavi un pochettino. Quindi ce n'erano di proposte, non è stato mai fatto niente. E allora adesso devi agire, non possiamo nel 2021 stare ancora che le persone ogni volta che due gocce d'acqua, cioè io la mattina o la notte, stanotte piove, non dormo perché poi devo Quindi diamo un andare lì. messaggio Un positivo, messaggio insomma. vanno fatte. Poi ripeto, sono d'accordo con il comitato. Io sono in prima linea con loro, ho messo anche la firma online per le acque chiare e lo farò un'altra volta, non è un problema da questo punto di vista. Tram sì, tram no. Allora, quel tram, bene o male, trasporta un bel po' di persone. Se fosse una vera tranvia, dovrebbe essere talmente veloce perché la tranvia, per essere considerata una tranvia, non dovrebbe fermarsi al semaforo, ma dovrebbe avere Sì. sempre la lì. Allora sì, diverse. Se poi ti fermi ogni 3 minuti, è un tram normale, quindi non serve. Però lì ci sono tanti insediamenti e queste persone li devi servire. Con la navetta gli fai fare un altro passaggio, li fai scendere, un fatto che li porti direttamente alla metropolitana. È un fatto che tu con un autobus che fa avanti e indietro, per fare avanti e indietro, mentre il tram taglia in via Valassina, da lì dovresti andare in via Murat, Marche, e c'è ogni mattina col traffico che c'è, quanti giri riusciresti a fare? Perché gente ce n'è, insediamenti, lì ce ne sono, nuovi insediamenti che hanno costruito. Allora, certo, taglia a metà e quindi taglia fuori un po' i negozianti, è giusto, questo sì. Hanno ragione, non dico, poi il fatto della sosta che
che sia la sosta selvaggia, beh, torniamo a quello di prima. Se c'è civismo, tu la sosta non è colpa di un altro, ma di chi mette la macchina lì. Cioè, se la metti poi non puoi lamentarti che la mette un altro. Non mettetela lì, è vietato, non si va, io non ci posso andare, non ci vado. Se qualcuno ci va e sosta lì, non è certo colpa di qualcun altro. C'è un problema di asfaltatura che si rompe una continuazione, quindi di rumore e tutto il resto. Vogliono provare? Si potrebbe provare. Vogliamo provare con la navetta? Io personalmente non sono contrario. Io sono per le prove. Non sono fissato, ho ragione o torto. Dico sempre, si prova. Provare non costa nulla. Proviamo, vediamo se è fattibile. Nessun problema. Anziani e bimbi, ma non sono molto d'accordo, perché gli anziani e i bimbi, allora, poi aveva accennato anche alla piazza Belloveso partirà adesso, poi ci vorranno 2 anni prima che venga realizzata e tutto il resto, era una cosa e l'altra, ma piazza Belloveso è stata deliberata e quindi adesso partono i lavori. Viene un'altra piazza più a 50 metri da lì, perché anche lì c'è un nuovo insediamento della cooperativa e anche lì quindi viene riqualificata tutta quell'area. Cosa succede? Noi avevamo chiesto che prima della piazza venisse messo, due signori ieri mi hanno chiamato, e stavano cadendo delle persone, infatti ho già mandato la segnalazione, perché i marciapiedi sono tutti sconnessi, essendo la parte un po' più vecchia, i marciapiedi sono stretti, sono sconnessi, e allora vogliamo pensare che le persone invecchiano e che non è possibile, perché quando uno mi dice, va bene presidente, cosa ci vuole? Prende il tram da lì a lì, poi cambia, prende lì, va lì, poi prende la metropolitana, ma avete mai avuto un nonno, una nonna, una zia di 80 anni? Beh, chiedeteglielo a lei, se è disponibile a salire o scendere. Io ho accompagnato un vecchietto per fare la vaccinazione ieri, ci ha impiegato 5 minuti ad entrare nella mia macchina. Se gli dicevo, dai ti aiuto, stava male, ci rimaneva male. Piano piano, non ti preoccupare, non riusciva, ce l'ha fatta a sedersi. Cioè, vogliamo metterci nei panni che abbiamo oltre il 30% di persone anziane? Vogliamo ragionare su questo? Allora ecco che bisogna facilitare. E io continuo a dire, anche una proposta che ho fatto a uno studio all'Università, al Politecnico, bisogna creare delle linee punto A, punto B, non che talmente tortuose che poi non si capisce a volte le linee. Io perché le giro, ma quante persone sanno dove vanno, che cosa? Oppure delle linee che si sovrappongono come la 40, la 40, la 41, cioè su un tratto da Vincenzo da Seregno, un tratto del nostro municipio, Abruzzano, che va più avanti, ci sono 2 autobus che fanno la stessa linea. Bene, ottimizziamo queste cose, cerchiamo di fare delle linee da A a B. Io so, a Berlino, io ho lavorato in Germania, Francia, Svizzera, cioè gli autobus, quando vado a Zurigo, è a Zurigo quell'autobus che io prendevo l'1, fa ancora quella linea lì, cioè ti è rimasta impressa che invece no. Cioè, semplificare noi, anche per la mente, certo, insomma. Io sono uno di quelli che ha lavorato agli orari ferroviari, quindi Trenitalia, quando ci inventammo l'orario cadenzato, noi ci inventammo qualcosa che proprio stravolse tutto. Io sapevo, e me lo ricordo a distanza di 30 anni che non ci lavoro più, insomma, che da Milano partivano alle 18:25, a Roma si arrivava alle 22:40. Da Roma si partiva a 40 e si arrivava, cioè cercare di facilitare, perché la nostra mente va per abitudine. Certo. Quindi gli anziani e i bambini, noi abbiamo... Sì, conclusione per il sì, nostro comitato. Sì, proprio giusto per, così... abbiamo per gli anziani e i bambini, abbiamo tanta cura, poi ci sono parecchie centri anziani che purtroppo col lockdown sono bloccati, ma se no ci sono in tutti i nostri quartieri, ci sono i centri anziani. Abbiamo migliorato, anzi abbiamo dato uno slancio a questa struttura in via Cirié con Renzo Piano, con l'architetto Renzo Piano, che è un progetto suo che ci ha ospitato anche al Senato, e quindi abbiamo dato spazio, abbiamo riqualificato uno spazio, mettendo un teatro, là gli anziani col CAM possono andare tranquillamente, le persone di qualsiasi età non c'è problema, ci sono i CAG per i giovani, i bambini possono giocare sia in piazza Belloveso adesso, e appena verrà rimessa a posto possono giocare lì, potranno giocare sull'altra piazza. Il Parco Nord, come dice il mio amico, parla del Parco Nord, è una grande fortuna, ce l'ha lì il Parco Nord, non tutti hanno un parco a disposizione, di qualche chilometri quadrati a disposizione. Noi abbiamo anche questa fortuna di averlo lì ed è tenuto bene,
e ringrazio chi lo gestisce, perché abbiamo anche questa grande fortuna. Le nostre fortune è giusto pretendere sempre di più, ma ogni tanto bisogna soffermarsi anche per dire cosa ho e come posso utilizzarlo, quali sono le risorse per poter utilizzarle. Allora, forse mi permetto, prima di salutare, di dire che spesso la comunicazione, cioè estendere al più possibile questo scambio, insomma, facilita un po' anche i cittadini a conoscere quello che hanno a disposizione. Quindi in un certo modo siamo anche contenti un po' di dare un'altra opportunità, un'opportunità ulteriore per conoscere. I cittadini devono essere ascoltati assolutamente. Poi, se qualcuno pensa di poter accontentare tutti, è quello che scontenta tutti. Noi dobbiamo ascoltare tutti. Poi, proprio perché ascoltiamo tutti, bisogna mettere a fattor comune le esigenze di tutti. Perché l'esigenza sua non è la mia esigenza, non è l'esigenza di quell'altro. E come dico sempre ai ragazzi, fate teatro, impersonate, nella stessa opera fate tre ruoli, vi renderete conto che in ogni volta che fate un ruolo avete ragione. Quindi vuol dire che ci sono almeno tre ragioni. Quindi i ragazzi, questo serve, a me l'hanno insegnato da ragazzo e lo terrò sempre presente. Grazie per quest'ultimo insegnamento, probabilmente la citerò ancora come la faccenda del bello che attira il bello. Purtroppo dobbiamo salutarci, però direi che abbiamo dato molti strumenti, molte opportunità, insomma, a chi ci ascolta, e vi invitiamo quindi voi a casa di partecipare, se avete ulteriori domande, di ascoltare la puntata e mettervi anche voi alla prova con le nostre piccole rubriche. Vi salutiamo, salutiamo e ringraziamo il presidente Giuseppe Barbieri. Grazie a voi per l'occasione. Grazie. E noi invece ci rivediamo alla prossima puntata con ulteriori informazioni fatte su misura per voi. Arrivederci.